Sono state purtroppo disattese tutte le promesse fatte in questi mesi alle imprese, quindi alle attività economiche e alle famiglie in difficoltà. Noi come Lega abbiamo proposto di ridurre IMU, prorogare la scadenza IMU e anche ridurre la Tari sia per le imprese che per le famiglie in difficoltà. Purtroppo poco o nulla è stato fatto perché sono stati bocciati tutte le nostre proposte di riduzione IMU dal 10,6, che è una delle aliquote massime in tutta la Regione Marche, al 9% proposto dalla Lega. Stessa cosa per quanto riguarda la Tari. Ricordiamoci che le attività sono state chiuse per 3 mesi, quindi quelle attività non dovrebbero pagare la Tari. Sappiamo che per legge la parte fissa è obbligatoria, mentre la parte variabile l'amministrazione comunale può ridurla. Ecco, il taglio del 25% ci sembra veramente ridicolo rispetto a tutte quelle attività che sono state chiuse e che quindi hanno avuto dei costi fissi e che invece l'amministrazione comunale non gli ha saputo dare la risposta che aveva promesso in un protocollo d'intesa fatto con tutte le categorie e i sindacati. In ultimo, il tema degli affitti. L'amministrazione comunale si era impegnata di aiutare i proprietari, ma soprattutto gli affittuari, e noi stiamo vedendo una moria di negozi in centro uno dietro l'altra. L'amministrazione comunale non sta facendo niente per aiutare i commercianti e gli esercenti del centro storico, che sono in grandissima difficoltà. E quando parliamo di tassazione è l'elemento principale in cui il comune può incidere sulle imprese e le famiglie. Di questo non è stato fatto niente.